Sozzi di mamma e papà, cioè neanche il primo giorno di scuola ci accompagnano. Io non lo so, sono anche arrabbiato. Ma hanno detto che siamo grandi, dobbiamo andare a imparare da sole, andare a scuola. Non sanno niente. Ma ci sono mandato nella scuola, quella più grande. Vedete che andrà bene, vedete che andrà. Ciao. Che cacchio sei tu? No, io sono Ciccino. Non mi dire, niente di meno, davvero. Eh sì, sono proprio io. Ma scusa, ma chi cacchio ti conosce? Cioè, non ho capito. Ma chi conosce voi due, scusa? Ma scusa, sei tu che sei venuto qua, mi stai già antipatico. Oh, io devo andare a scuola. Anche noi? Allora mi stai simpatico. Anche noi dobbiamo andare a scuola e Andiamo insieme, andiamo insieme. Il mio nome è Bubolo e il suo è Siri, invece. Non piacere, piacere. Piacere anche per... Oh, c'è un bambino timido lì, guarda quanto fa schifo. C'ha dei soldi. Ciao. Te li rubiamo di brutto quei soldi. Ciao. Soldini, mamma mia. Lei è mia sorella, non fare così, sai. Allora, adesso basta. Che fate? Porca miseria, non ce l'ho. Vabbè, ascoltate. Allora, visto che siamo tutti nella stessa barca, dobbiamo andare Piacere. A scuola. Sì, lo so chi sei, andiamo, ti conosco. Andiamo in barca con la scuola? Bravo, andiamo tutti quanti con la stessa barca a scuola, perché siamo tutti amici. Ciao. Ciao, Cazzamavio. Tu sei più simpatico. Lui non mi piace comunque. No, lui fa schifo. Ma veramente schifo, cioè non piace. Poi ha questi soldi, chi te li ha dati? Li hai rubati, sicuro? No. No, non ci credo proprio. Oh, poi ciao! Ciao! Chi sei tu? Io sono Nagi. Davvero? Assurdo. Niente di meno. Scusa. Il sole è unico. Beh, perché ce ne mancava un altro. Ascolta, anche tu devi andare a scuola, fammi indovinare. Sì. Anche noi, tutti sì, tutti. Tutti quanti qua. Ascolta, ti andrebbe di venire anche tu insieme a noi, ci andiamo tutti insieme. E vabbè. Ok, è contento. Vabbè, ma non vuole. È un bimbo stravagante, cosa vuoi fare? Cioè, ce n'è un altro uguale a quello di prima, ciao. Ma quanti sono? Come ti chiami tu? Lui c'ha dei problemi, ma neanche pochi, Ma svegliati. Chi sei? Dai, parla. Sei timido. Ciao, sono timido. Ma non me ne frega. Scusa. È il suo nome. Ma poverino. Sei strecchino timido. Buono. Va bene, però non devi essere timido, perché noi abbiamo deciso che dobbiamo essere tutti amici e andare a scuola tutti insieme. Ma chi l'ha deciso? Scusa. Oh, allora, però un po' di educazione. Questo qui già mi fa la ASMR nelle orecchie. Poi ci si mette anche Siri. Che hai detto, strecchettino? Di scuola. Sì, anche per noi, ovvio, è il primo giorno di scuola. Sì, siamo un po' tutti quanti titubanti. Cioè, la scuola il primo giorno è pericoloso. No, che non ci andiamo. Ma scusate, ma posso farvi una domanda personale a tutti? Voi? Ok. Cioè, ce l'avete uno zainetto voi? No, sono povero. No. Io ce l'ho. Ma come no? Ma a te te l'hanno comprato? Sì, me l'hanno preso, però è brutto. Anche il mio. Cioè, guardate che schifo. È proprio brutto. Guarda, l'ho messo lì dietro lo schermo. Guarda, è proprio brutto. No, non te lo regalo, però lo è proprio io. Brutto. No, non ve lo regalo, ho detto è mio. Però è proprio brutto. È brutto, dallo a noi, no? È veramente brutto. Non lo do a te. Ma fai schifo voi come tuo padre, Cioè, veramente. Cioè, è incredibile, è proprio una cosa genetica, allora. Ma scusa, tu che ne sai come il papà? Ma lo conosciamo, cioè, è sempre a casa nostra, quello schifo, a rubare dal frigorifero. L'altro giorno aveva finito il burro. Ma quello è mio padre. Ma anche l'altro. Ho finito la marmellata, e mi presteresti questi biscotti. Hai fatto la torta, me ne dai una fetta. Sempre entra il padre. Entra dalla finestra di dietro, comunque, e poi se mi interessa. Entra dalla finestra di dietro anche quando papà sta facendo la doccia e lo guarda. Sì. Non ho capito. Comunque, vi volevo fare una proposta. E se prima di andare a scuola, per caso, tutti quanti prendessimo questi tricicli colorati? Perché qui, dovete sapere, c'è la fermata e il bus, però il bus non passa. Quindi hanno messo dei tricicli, capito? Per andare a scuola. Li rubiamo? No, non è che li rubiamo, li usiamo. Dobbiamo andare alla città vicina. Andiamo! Ma li rubaste tutti, ne rimane uno per me. Dobbiamo andare alla città vicina per andare al negozio di zaini. So che è arrivata la nuova collezione. Ma facciamo in tempo? Ma sì, ma se anche arriviamo tardi. Vabbè, a triciclo devi pedalare, Nagi. Non ho voglia. Lo so, perché è come quello che ti assomiglia. Ma poi, tra l'altro, scusate la domanda, ma hanno male le gambe. Ma voi siete. Scusate, una domanda. Ma voi siete tutti molto simili agli amici di papà e mamma. Ma mica siete... tipo Alex Nautz e quella gente là, no? La gentaglia. Ma siete figli loro, per caso? No. Ah, ok. No. Ma scusate, avete un'abilità per camminare sotto l'asfalto? Molto interessante. Questo qui è il negozio dove i miei genitori ci hanno comprato questo zaino schifoso. Però ti hanno giocato qui. Allora, però il problema è che praticamente questo zaino fa schifo. Ma se voi entrate, vedrete che hanno messo la collezione nuova. Guardate. Bellissima. Mamma mia.
Questi sì, questi sono veramente belli. Mica come le schifezze che c'ho io. Questo? Lo so, aspettate, vado a parlare col signore, vediamo quanto costano. Buongiorno, buon uomo, ascolti. Buongiorno. Buongiorno. Ascolti, quanto costerebbero gli zaini nuovi, quelli nuovi esposti? Sono nuova collezione quelli. Lo so, ascolti, io ho visto la pubblicità che c'era scritto che costavano 20 euro l'uno, giusto? Ha ragione, bambino. Beh, ok. Ascolti, quindi io e i miei amici avete 20 euro tutti? Sì. Allora possiamo comprarli. Ascolti, noi scegliamo e poi dopo veniamo a pagare, va bene? Okay. Va bene. Grazie, è proprio fastidioso questo qui comunque. Ascoltate, scegliamoli uno alla volta. Quello è il più bello, non puoi volerlo tu, scusa. Perché? Poi, esatto. Non mi ricordo neanche come ti chiami. Naghi, sì. Allora, scegli per prima com'è Ciccino. Che ti Ciccino, sì. Questo qui. Lo so. Vabbè, ti sta proprio in tinta. Ascolta, lo posso prendere? Secondo me sì. Quello ti sta proprio bene. Cioè, mi sembra adatto alla tua personalità. Poi, Siri, tu quale vuoi invece? Non lo so, posso scegliere per ultima. Va bene, scegli per ultima. Allora, Strecchino, tu quale vuoi? Sì, io quello voglio viola. Questo. Non ne avevo dubbi. Va bene, prendilo. Poi, Nuggetzino, tu quale vuoi? Nuggi del capio. Vabbè, puoi prendere quello. Però non è giusto, se hai preso quello più bello. Io prima. Cazza Mavio, prendi. No, io scelgo per ultimo, rispetto alle vostre. Quale vuoi? Io questo prendo qua. Il pipisello. Beh! Si chiama così, sta male. No, si chiama pipistrello. Pipistrello. Dai, Stefanazzolo, quale ma ti piace? Ma io volevo questo. Mi dispiace, puoi scegliere la mucca, lo smeraldo. Il ragno. Ti piace il ragno? Vai, prendi il ragno. Prendi lo stesso il ragno, non rompere le scatole. Te la frega. Dai, se l'hai rubato Siri, se l'hai rubato. Dai, Siri. Non ce l'ho io. Ma sputa quel ragno, sputa il ragno. Ladrona di ragni, Siri. Ma non ce l'ho io. Oh, no. Ce l'hai tu, mi sa. No, io ho visto benissimo che se l'hai fregato Siri. Ho visto. Siri. Non ce l'ho io, come sì. Se ho visto. Non ce l'ho. Vabbè. L'hai fatta piangere. Ho capito, però ruba. Dai, sì. Dai, non fare così. Il bimbo povero. Allora il bimbo povero se ne prende una pecora. Bravo, non fartelo fregare da nessun altro. Grazie. Toglietevi. Perché sei proprio sfortunato. L'hai presa sta pecora? Sì. Oh, sarà bel caso. Adesso chi manca a scegliere solo io? Tu. Prendi questo. No, che schifo. Ma è carino. Dai, è orribile, prenditelo tu. Allora potrei prendere lo zombie, il blaze, la mucca o l'enderman. L'enderman è bello, Mi sa che è cattivo però, allora prendo il cactus. Il cactus. È bellissimo il cactus, sì, quello sì. Pingica. Sì, ma questo qui è molto bello secondo me. Allora ascoltate, dobbiamo indossare gli zaini. Io! Ancora. Ah, è ancora. Vero. No, vieni. Allora, per te, guarda, io consiglio Siri quello di smeraldo oppure il prezioso di diamante potresti prendere. Non che ne dici? Piace. Non ti piace quello di diamante? Allora, guarda, in tinta con la tua skin, quello blaze. Che ne non dici? Non mi piace, voglio questo. Quello blaze vuoi? Quello blaze. No. Porca miseria. Vabbè, sei sicura quello blaze non ti piace? È bello, Dai, ma non si può, ma chi è che ruba? Chi è che allunga le mani? Non io. Io neanche. Siri, prenditi quello del Blaze, dai, prendi il Blaze. Questo? Sì, non è Blaze quello lì. Ma questo. Si prende tu. Siri, il Blaze. Ma non ce l'ho neanche uno. Siri, prendiglielo tu. Io lo prendo io. Hai preso il Blaze? No! Ma io la sgonfio! No, non farlo. Dai, ma cosa c'hai? Il ragno? Mi hai insegnato a rubare. Guarda cosa aveva. Io cosa ho detto che aveva rubato? Il ragno. No, che ladro. Te l'ho detto io. Ma cioè, non ho niente. Ce li hai tutti, ma... tutti. Sei piena di zaini. Vuoi sgonfiarti le tasche, per favore? Dai. Guarda. Ma tutti. Guarda, ce li ha tutti quanti, ce li ha. Ma tu. Ascolta, dimmi. Ce l'aveva anche quello di diamante. Ascolta, Siri, vieni qui. Ti va bene quello? Cosa aveva detto che voleva? Giallo, voleva. Il giallo. Allora, ma ti metti. Ma questo ti ho
detto. Va bene, ho un altro, ce va bene, metti. Cioè, ce li aveva tutti. Tu, io l'ho detto. Voi dite che l'ho fatta piangere, ma io la conosco, è mia sorella, è terribile, è terribile. Assurdo. Allora, non lo vedo. Allora, sì, sì, lo senti anche sulle spalle. Quindi, indossate questo zainetto, ok? Ok, ok. Ok, vediamo come mi sta. Beh, ti sta. Sei proprio bravo tu, Nagi. Sei uno. Guarda. Fammi vedere, Ste. Fammi vedere. È bellissimo. Bravo, bravo. Che mi piace. Mi piacete tutti, ok? Guardami. Molto bene, ci siamo. Mi sembra che siamo veramente stilosi. Ok, ok. Allora, adesso che siamo pronti, possiamo andare a scuola. No. Aspetta, lo corri, so. Corri. No, no, ma sei scemo. Ma chi te l'ha insegnato queste cose? Scusa. Non lo so chi. Un parente lontano, uno zio magari. Probabilmente sì. Allora, guardi, tenga. Ma metto i soldi qui nella casa. Ma allora, potete anche darglieli a mano. Fate come vi pare. Ok. Ma non faccia così. Cosa dice? Cioè, che non si. Andiamo via perché è un po' strano questo signore. Non è normale, venite tutti, che questo qua è conosciuto per rapire i bambini. Arrivederci. Sì, sì, arrivederci. È terribile, anche come parla, è proprio terribile. È comunque, assurdo. Ora che siamo pronti, possiamo andare a scuola e facciamo bella figura con gli zainetti nuovi, ok? Andiamo, andiamo, andiamo. Che si fa il primo giorno di scuola? Si va a scuola per iniziare, secondo me. Studia. È una buona idea, no? Andiamo tutti in classe uguale, tutti separati. Penso di sì, speriamo di sì, cioè ci siamo conosciuti. Ma sono più piccola. Ma no, guarda che comunque non c'è. Non conta niente. Ti è cresciuta la testa, secondo me, sembri più grande. Secondo me pure, bene, bene, molto buono. Entriamo, andiamo, dai, dai. Che qua ci sono tutti... la fila. Ma sono tutti scemi, scusa, perché sono fermi lì? Quelli non vogliono entrare, te lo ma dico infatti. Io. Allora, a scuola si va comunque, ignoranti. Chi gli ha chiuso la porta in faccia? Tu. Io non ho toccato niente. Nessuno, lasciamo così, lasciamo così. Potete entrare. Ma si chiude da sola, vedi? Allora ecco perché non entra. Si sono hanno perso, capito, l'orientamento dietro quella porta. Va bene. Ascoltate, io direi, visto che non c'è un professore, cioè non c'è nessuno che ci sta insegnando, ci sta dicendo dove dobbiamo andare. Io direi andiamo dove cacchio ci dice il cuore, no? Così. Vai, va bene, va bene, va bene. In bagno. No, no, nel senso andiamo nella classe dove vogliamo noi, però cioè dobbiamo andare in una quella classe del pisciolino. Non dobbiamo andare nella classe del pisciolino, dobbiamo andare in una classe vera. Venite, andiamo da qui, passiamo piano di sopra. Ma io ho sempre fatto solo pisciolino. Ma non lo so cosa devi fare il pisciolino. Andiamo in una aula, tipo. Cosa c'è qua? Fa vedere. Che c'è? Un'aula di chimica, no, no, qui no, qui no. Puzza, puzza. E poi non vi mettete addosso, mi spingete dentro. Ci sono le bombe chimiche lì dentro, qua c'è palestra. Che schifo. No, no, non andiamo, palestra si suda, poi puzza pure lì. C'è puzza anche qui, cosa c'è? Questa è bella, aula di computer. Andiamo qui? Buono, buono, buono. Ok, perfetto, ma non c'è il professore, non possiamo stare ma qua dentro. Ma non c'è nessuno. Ma magari, ma aspettiamo che... No, non andiamo qui, andiamo in un'altra aula che magari c'è dove c'è il professore, no? Cioè... Ma siete sicuri che oggi si andava a scuola? Sì, porca miseria. Ma la vedi la fila? Scusami, però la fila ma è fuori. Ma non ci sono professori. Vabbè, ma arriveranno, andiamo al piano di sopra, magari si inizia dal basso, no? Cioè, come in tutte le cose. C'è solo la mensa qui. Davvero? Solo la mensa? Andiamo alla mensa. Allora andiamo nel piano di mezzo, al piano più alto, andiamo al piano più alto. Secondo piano, secondo piano. Al secondo piano, più alto possibile, andiamo nell'aula... l'altalena, io faccio l'altalena. No, no. Giochi. Ma no, ma no, dobbiamo... Giochiamo. Ma no, ma no. Pisalena. Merendine, merendine. Vabbè. Non avevo dubbi. Un'aula questa l'ho trovata. Che cos'è? Non lo so, generica. Secondo per me è questo? Qui. Secondo me è qui perché comunque tu devi considerare io che praticamente la questa. Sì, metti dove cavolo vuoi. Comunque devi considerare praticamente è il primo giorno in scuola, no? Ti devono fare quella l'introduzione, no? No, primo banco no. Ma sì, non ci arrivo. Vede. E vai il primo tu. No, tu devi andare ma al perché? Primo banco. Vado io. No, no, non andarci. Ma il primo banco ti interrogano sempre. Ma io non ci vedo là dietro. Oh, c'è tu sei. Sì, che bello. Guarda che schifo, c'è questo. Ah, che schifo. C'è questo qua che porca miseria. Non picchiarmi. Oh, ti picchio in faccia. Ma come la pipì? No, sì, vabbè. Andare in bagno. Mi sa di
sì. Ma perché piange per ogni cosa? Perché se l'è fatta addosso. Ah, no. Quindi non siete. Non andate nel banco suo, perché sicuro sicuro è tutto pisciato. Non andate, che mi schifo. Raccomando. Lo so, lo so, lo so, lo so. Anzi, mi fate un favore, tipo Cico. Cico, dimmi, tu dimmi, dimmi. Dai, che poi non ti chiami Cico. Ma cacchio ti chiami? Cicito. Cicito, scusa, Cicito. Cicino, Cicino. Cicino. Oh, ha un nome puoi avere. Due nomi, due nomi. Cicino, Cicino. Puoi andare per favore a controllare se per caso lei è in bagno. Ok, cioè, ok, vado, vado. Già vado, ci vado. Sei, vedi anche se arriva il professore. Capito? Ok, 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 ok. Facci sapere. Intanto io prendo a pugni il mio compagno di porca miseria. Ah, oh, prendiamo facciamo a pugni. Confusione. Quello lì, quello lì. Botte, botte. Oh, oh, per... oh, che schifo, basta. Ha tirato della schifezza. Alex, non ci voglio stare, puzza. Allora mettiti anche tu nel primo banco dove ci ha pisciato mia sorella. Sì. Che schifo. No, lì non puoi stare, quello è il professore, se ti vede ti sospende. Togliti, ma sei pazzo, sei. Ma senti, oh, ma non arriva. Buongiorno. Chi è? Buongiorno. Ascolti. Oh, tutti in riga, no, tutti no, in riga. No, no, no. Siri. Ai tavoli. Siri, Siri, mettiti dietro, mettiti dietro. Che questo è severo. Tutti in prima fila però qui. No, eh. No, 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 no. Non può restare vuota, no, non può no, restare. No, no. Deve restare, vabbè, mi metto qua allora. Ascolti. Ok, ok. Presentazioni. Ah, sì. Io deve... sono l'insegnante di musica qui, eh. Ok, deve fare l'appello, questo. Ok, ok. Nagi. Chi è Nagi? È, io, è lui. È lui. Mamma mia, è ok. È presente. Oh, mamma mia, okay. Gli altri ci sono tutti. No, no, deve fare l'appello. No. L'appello. Ma ne manca uno qui. Davvero? Chi? Si chiama Ciccino. Ciccino. Ma lei sì. Che ne sa che è il primo giorno di scuola che ne manca. Oh, c'ha uno. Il registro, ignorante. Ho il registro, qua siamo attrezzati. Ah, porca miseria, comunque è assente, secondo me. Ma nota subito. No, 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 niente, la nota. È andato a fare la cacarella, gli è scappava. Prima nota, via, basta. No, non gliela metto. È andata, è andata. Miseria. Dispiace. C'è uno che ma si sta pisciando. Ma questa è una persona orribile. Scusi, c'è quello lì dietro rosa. Cosa hai detto tu? Si sta pisciando. Oh, calma, ma che devo fare io il professore? Calmi. Professore, le regalo un taquino, aspetti. Grazie, è un bello, po' di no, più aspetta. Qui, Ecco qui, glielo metto per terra qua sotto, vede? 10, oggi grazie, 10. Grazie, oh, grazie. Ma senti, smettetela. Ascolti, professore, lei che cosa ci insegna oggi? Allora, oggi vi insegno una cosa. Urla un botto, due volontari. Io! Ok, voi due. Ah, sfigato. Ok, mi serve una cosa però. Aspetta, fermi. Chi è che ha vomitato? Non lo so. Si è sentito vomito. Che schifo. Mi sa che è stato uno dei due gatti. Come sei stato tu? Non sono stato io. E allora è stato l'altro, che schifo. Vabbè, cosa serviva, professore? Allora, mi serve una cassetta, perché io ho solo la cassa qui. Ok, una musica. La metto qua. Sì. Io ho le craft pods. Ma che cosa dobbiamo buono. Fare? Allora, dovete fare una battaglia rap. Ma che l'ho contro di lui. Ci penso io, Siri, che io seguo questa panorama. Ok. Io do il voto, aspetta, io do il voto. Io volevo mettermi sulla scrivania. Ok, ci sono. Faccio partire lei, professore, però. Ok, faccio partire io, pronto. Pronto? Ok, ho messo. Okay. Sono carico. Ok. Nucky Boy, volume 1. Sì. 10. Oh yeah. Sì. Sei panzotto. Sì. Ti piace il riso cotto, ma non ti basta. Devi avere anche il pollo fritto, come un sedere di mandrillo. Pem, 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 sì, Nagi cotto, come un biscotto. Dolce e caramellato, come un sedere frittato. Mamma mia. In the house, take this. No, che... questa è proprio finita la mia. L'ho fatto anche scappare 20, via. Cioè, guarda, questi 20. Sono punti in più, no? Questo è un altro 11, questo. Grazie, mamma mia. Cioè, sono andato benissimo. Benissimo. Cioè, hai visto, Siri? Sono stato fenomenale, Sei stato cattivo, poverino. Senti, a parte che stai parlando da dentro il banco, prima di tutto. Non è colpa mia. Ho capito, risolviti. Una più piccola. Tutti beh. Fuori, rientrate dentro. Infatti, c'è dentro. Tutta... Cinque. Professore, ascolti, può non andare a cercare Ciccino perché dovrebbe essere in corridoio. Ragazzi, è stato mi è piaciuto un sacco, cioè ho scoperto. A me non piace questa materia. Vabbè, ma perché non sai fare le battaglie rap? Cioè, vedi che poi se impari, cioè è pazzesco, Cioè, ho fatto piangere quello lì l'altro gà, come si chiamava?
Naghi. Naghi. Ah, ciao amici, sono tornato. Oh, Ciccino, ti sei perso una cosa gustosissima. Boh, cosa? Beh, praticamente è arrivato il professore, no? E ha messo una diss track. E io ho dissato Naghi. Mamma mia, che vinto? Io di brutto l'ho obliterato, Assurdo. Sì, adesso non so dove è andato. Dovrei andare a chiedere scusa. Non lo trovo. Vado a chiedergli scusa, aspetta, Naghi. Sarà in bagno? Aspetta, Naghi? Allora è sicuro in sala mensa, per forza, perché quello là non è che può essere andato da un'altra parte. Naghi! Che brutto. Ti volevo chiedere scusa per la distrack, cioè spero che non te la sei presa, era solo alla lezione. Cioè, Naghi. Naghi! È occupato! Dai, non fare così! A parte c'è puzza qua dentro. Ma dai, ma non le penso quelle cose. Guarda, per farmi perdonare, ti faccio un regalo. Ti regalo le matite, Ti piacciono? Grazie. Naghi. Vabbè. Andiamo, vieni, torniamo in classe. Dai, okay. Dai, su che sicuro arrivano anche altri professori. Guarda che sta scuola, cioè sembra un po' disorganizzata, tutti pazzi, però secondo me si Sì, ma se mi chiudi le porte in faccia, però ti faccio un'altra diss track. Perché ho una nota? Perché gli abbiamo detto che non c'eri. Non c'eri. Ma perché l'avete fatto? Perché non c'eri, effettivamente. No, è inaccettabile questo comportamento. Inaccettabile. Io gli ho detto di non metterti la nota, te l'ha voluta mettere lo stesso. Sì, ci credo. Ah, eccolo là, quello povero, mi mancava l'appello. Ciao. E cosa facciamo? Aspettiamo un altro professore? Aspettiamo. Ma secondo me per oggi abbiamo fatto abbastanza. Ricreazione. Infatti, facciamo ricreazione. Non dalla finestra, dalla porta. Non penso funzioni così. Dai, dalla porta. Aiuto. C'era una roba. Mi ero incastrato nei banchi. È un po' stretta sta scuola, però è bella, mi piace, mi sono divertito. Aia.